ne sarebbe orgoglioso e felice, perché era fatto così, gli piaceva il calcio, seguiva anche i più piccoli con grande passione e un giorno, ne siamo certi, li avrebbe anche allenati. La seconda edizione del Memorial Roberto Jelasi, la giovane promessa della nuova Tor Tre Teste, scomparsa il 10 gennaio 2010 in un terribile incidente stradale, è stato un mix di bellissimo calcio, pubblico delle grandi occasioni, si parla di oltre 15.000 presenze e, soprattutto, di emozioni incontrollabili. Perché il ricordo di Roberto è ancora vivo in tutte le persone che lo hanno conosciuto. Un giovane meraviglioso, un giovane controcorrente in una società sempre più difficile, sano, maturo e innamorato del calcio. È per questo che ne sarebbe stato orgoglioso. Perché la kermesse andata in scena presso il centro sportivo a lui stesso intitolato è stato un vero spettacolo. La sua seconda famiglia, la Tor Tre Teste, è riuscita in soli 2 anni a mettere in piedi un torneo destinato, con il passare delle stagioni, a diventare un punto di riferimento internazionale per la categoria giovanissima. Inter, Juventus, Roma, Lazio, la Tor Tre Teste stessa e niente meno che il Barcellona sono solamente alcune delle blasonate società che hanno accettato con entusiasmo di partecipare al Memorial per omaggiare Roberto, per rendere onore ad una persona speciale che tutti, anche quelli che non conoscevano bene, ammiravano. Il trofeo è stato vinto per la seconda stagione consecutiva dall'Inter di Mandelli, una banda di 18 fenomeni, capaci di non lasciare neanche le briciole agli avversari. Basta dare uno sguardo alle ultime 2 partite, 6-0 in semifinale alla Juventus, un gol all'attivo in meno, ma poco conta, nella finalissima contro la Roma. Numeri da capogiro, prodotti da talenti destinati a diventare protagonisti sui palcoscenici più importanti d'Italia e, perché no, d'Europa. Opoku, Mastur, Piscopo, Taufer, segnatevi questi nomi, perché ne sentiremo parlare. In tanti, in questa giornata, erano accorsi dalle parti di via Candiani per vedere giocare il Barcellona. Per carità, gli spagnoli di spettacolo ne hanno dato, ma la Roma, che li ha eliminati in semifinale, e i nerazzurri hanno dimostrato che anche dalle nostre parti, insomma, le cose non vanno poi così male. Poi, al termine dell'ultimo atto, le premiazioni e le toccanti dichiarazioni di chi lo conosceva meglio di tutti. Le parole di Antonio Di Bisceglia, che ha ricordato come questo torneo sia il migliore sul panorama nazionale e ha annunciato per la prossima stagione la partecipazione anche del Milan e quella probabile del Real Madrid. E su chi aveva alzato dubbi sulle capacità dell'impianto di ospitare un evento di tale portata, il patrono ha ricordato come questo centro sportivo sia la casa di Roberto. Non potremo essere più d'accordo. Poi in coda, i ringraziamenti commossi di Enrico Jelasi, papà del centrocampista, felice per la stima e l'amore che tutti hanno mostrato nei confronti del figlio, visibilmente toccato quando a prendere la parola è stato l'ex compagno di squadra e di vita, Vulpiano. Il finale più giusto per ricordare come Roberto abbia lasciato un vuoto incolmabile dietro di sé, un vuoto grande, perché era grande lui, e questo torneo, questo spettacolo, è stato il miglior modo per omaggiarlo.